Pam. È Didal che va in testa in maniera decisa e la sua leadership non viene messa in discussione da nessuna. A secondo chi Lucky Lose, che veloce a prendere nelle mosse, poi Ice Breaking, Alice Song e a chiudere Jace Number One. In quest'ordine, con le cavalle che sono già sulla piegata, tutte dietro a Didal, al largo rimane Ice Breaking, chi Lucky Lose, terza in corda in giubba verde, Alice Song a contatto con il cap bianco, leggermente più arretrata, Jace Number One con la giubba multicolore. Si procede così in maniera tranquilla al completamento della curva. Didal, dopo lo strappo iniziale, ha subito provato a gestirla al largo Ice Breaking, chi Lucky Lose che le segue davanti a Alice Song e sempre più dietro rimane Jace Number One. Passata l'intersezione con Didal che prova ad allungare su Ice Breaking, chi Lucky Lose all'interno, poi al largo Alice Song e Jace Number One che chiude. Didal in fuga da Ice Breaking, deve cercare lo spazio da quella parte, chi Lucky Lose all'esterno delle Six Song e Jace Number One. Passato il paletto dei 400, Didal che allunga, seguita da chi Lucky Lose e dalla stessa Ice Breaking, allargo delle Six Song e poi Jace Number One. Chi Lucky che all'ultimo farlo sposta e va all'attacco di Didal che prova a soffiarle il tempo. Chi Lucky l'attacco di Didal che è ancora in vantaggio e non flette. Chi Lucky che ci prova con coraggio ma Didal non flette. Didal che tiene a bada chi Lucky Lose al terzo delle Six Song e poi Ice Breaking e Jace Number One. Da un capo all'altro Didal e Nicola Pinna che vengono a colpire invertendo la linea recente per la scuderia Brohms ai colori, il signor Vitabile al training.